Lo scopo è quello di ribadire che l'Italia è una, unica e deve rimanere unita. La nostra iniziativa principalmente va contro l'autonomia differenziata, contro il disegno di legge Calderoli. E vogliamo assolutamente far capire e conoscere a tutti i cittadini dell'Italia quelle che sono poi le conseguenze dell'applicazione del decreto legge e ribadire il nostro forte contrario no all'autonomia differenziata. C'è da dire che non tutti hanno questa consapevolezza, lo scopo di questa nostra iniziativa è proprio quello di cercare di stimolare, di far capire e di spiegare alle persone a che cosa si va incontro. Noi andiamo incontro a delle regioni differenziate. Se effettivamente le regioni si prenderanno carico delle 23 deleghe che possono prendere, acquisiranno un potere enorme di cui secondo noi non riusciranno neanche a gestirlo e contribuirà a frammentare l'Italia. Succederà che le regioni più ricche, Lombardia, Veneto ed Emilia, avranno dei benefici diversi da quelli nostri. Per fare un esempio, abbiamo un asilo comunale, rimarremo con un asilo comunale anche se ne autorizzano tre, i soldi saranno sempre gli stessi sulla base di quelle che sono i LEP di cui loro parlano e dicono che devono andare in attuazione, ma servono soldi. Gli esperti prevedono 10 miliardi di euro per non far sì che ci siano differenziazioni. I contributi di solidarietà previsti dalla Costituzione devono essere mantenuti e rispettati. Il cittadino deve avere il diritto di studiare, di curarsi, di lavorare su tutto il territorio nazionale senza differenze. Una bella iniziativa, anche coraggiosa, questa della CGIL, di attraversare l'Italia con un camper per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione dell'autonomia differenziata. E che peraltro va incontro a un'esigenza che avvertiamo fortemente, cioè quella di che aumenti il grado di consapevolezza delle storture e dei guasti connessi alla riforma dell'autonomia differenziata. È una riforma che ucciderebbe il Sud, ma rispetto alla quale il Sud ancora non ha capito esattamente la portata, anche perché oggi l'autonomia differenziata viene difesa in maniera, a mio avviso, un pochino debole, cioè spiegando che entrerà in vigore solo se verranno approvati i LEP, solo se verranno trovate le risorse. Sarebbe molto più logico prima definire i nuovi criteri di riparto delle risorse, prima trovare queste risorse e poi eventualmente andare avanti con una riforma che comunque introduce delle grandi crepe nel principio di uguaglianza.